Siamo qui con Luca Viviani. Ciao Luca. Ciao Gianfranco. Allora siamo tornati alla vittoria, una bella prestazione. La prestazione, come si diceva anche col mister, non è mai mancata, però oggi si è concretizzato meglio. Sì, diciamo che ci siamo tolti un bel peso, dai. Veniamo da un periodo difficile perché 9 pareggi sono tanti e abbiamo sempre messo tutto l'impegno che dovevamo mettere. Purtroppo alcune partite ci è andata male, alcune partite per colpa nostra non siamo riusciti a vincere. Però dai, finalmente ci siamo sbloccati e adesso speriamo che questa vittoria dia un po' di entusiasmo per le prossime partite. Abbiamo perso un po' di strada, però mancano ancora tante partite. Hai giocato un'ora abbondante, poi è entrato anche Artuso che ha fatto molto bene. Sì, allora noi siamo in tanti e tanti bravi, quindi a volte gioca uno, gioca l'altro, cambi, insomma siamo sempre stati un grandissimo gruppo, veramente non c'è nessun tipo di problema a livello di formazione, non c'è mai stato. Cioè, nonostante i pareggi fin qui accumulati, si è sempre lì al secondo posto in classifica. Abbiamo visto comunque che anche le altre squadre che stanno attaccate in classifica stanno facendo molta fatica e i pareggi ci sono anche per loro, per cui non è mai secondo me un problema il pareggio, è sempre il modo con cui arriva. No, certo, siamo giustamente stati criticati nell'ultimo periodo perché da Natale in poi abbiamo fatto pochi punti, però come si vede il campionato è molto equilibrato e tante perdono punti per il Villafranca ieri, il Mestrino oggi, quindi non è un caso, ecco. Quindi bisogna ogni domenica meritarsi di vincere e speriamo che dalla prossima cominci un bel filotto per noi. Domenica prossima si incontra, si va a Mestrino, una battaglia. Sì, sono partite insomma che si preparano da sole e andremo là a fare la nostra partita come al solito. Grazie Luca, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille.